Here we go for our video thoughts of the day. Sì, oggi in realtà non ho pensieri, perché appunto c'era quello di ieri. In realtà ci sarebbe una cosa da dire, ma comunque la dico domani. Sì, però l'unica cosa che volevo dire è che today, here in Italy, questa breve cosa, it's Antonio's Day, Sant'Antonio, e quindi non so se anche I don't know if he's also in the world, ma comunque I would like to wish a very happy, a very, 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 very happy Antonio Day to all the Antonio in Italy and also in the world. Appunto, si festeggia anche nel mondo, non lo so, in altre zone, anche di comunque Antoni miei particolari ho conosciuto, in particolare Antonio, tuo Antonio Cifariello, anche un grande mio amico con cui suonavamo anche la chitarra, cioè lui suonava la chitarra e la tastiera, he played the guitar together with me in the church some years ago. And I played the keyboard many years ago. I was adolescent in that time, and we played together for some years. So, yes, I would like to greet him. Really greet to him. Un grande saluto a lui. Ciao Antonio, che io chiamo affettuosamente Anto, e poi anche a great greeting to Antonio Calafiore, un altro grande Antonio che ho conosciuto durante l'università qualche anno fa, a mia università in filosofia, e con cui abbiamo seguito diversi corsi insieme, e anche un'altra grande persona, un altro sì, grande conoscente, insomma, anche a lui lo saluto molto. È una di quelle poche persone che vere forse ho conosciuto, non ci vediamo anche da tempo. Ma principalmente diciamo, le colpe sono anche mie perché sono anche molto pigro, cioè è vero, sono molto impegnato nelle cose che faccio, ma sono anche molto pigro, nel senso non mi piace molto uscire e così via. Quindi questi sono i due grandi Antoni, sicuramente, forse i due più grandi Antoni che abbia mai conosciuto, tutta la mia breve vita, breve lunga vita, come dico, finora. Ma comunque saluto anche un po' tutti gli Antoni che diciamo, ho conosciuto comunque in generale gli Antoni, e poi anche un augurio a Antonio Totò De Curtis, il grande Totò, che anche lui avrebbe festeggiato, credo, il principe della risata. Non ricordo in questo momento in che anno è morto. Comunque, un saluto anche a lui, che forse è stato il più grande Antonio in Italia in assoluto. Abbiamo avuto, oltre che ovviamente a Napoli. Sì, quindi di nuovo auguri a tutti e a tutti gli Antoni. Pensate che Totò avrebbe compiuto, se è stato ancora vivo, perché è nato il 18 febbraio del 1898, avrebbe compiuto 124 anni, fosse stato ancora vivo, e lui è morto a soli 69 anni. Il 15 aprile a Roma, il 15 aprile del 67, sì, poco più di 69 anni. Comunque, io, da quello che penso sempre io, l'ho detto anche in altre occasioni, forse aggiungo qualche altra cosa in descrizione che col tempo è un po' complicato. Comunque, non ce la faccio. Io penso da sempre che il destino delle, come anche è stato nel caso di Julie Cruise, è morta relativamente, siamo lì a 65 anni, qualche anno in meno. Io penso da sempre che è destino delle grandi personalità morire giovani. Morire giovani, ma vivere con una certa intensità. Grandi, tante di queste personalità testimoniano questo. Che è meglio, non è meglio, ma comunque vivere in genere si vive una vita breve ma molto più intensa, e che invece rispetto a quelle vite vissute lungamente, magari aspettando la morte senza più un senso. Per cui meglio vivere, questa è la mia massima, meglio vivere la mia massima, meglio vivere una vita breve ma intensa che lunga e senza senso. Poiché appunto però ho parlato ampiamente anche in altre occasioni, ho aggiunto discorsi in più, poiché non penso ce la faccio col tempo, forse qualche altra cosa la dico in descrizione. Totò, il grande principe, il principe della risata, mi ha chiamato. Ma mi faccia il piacere, mi faccia. Mi faccia il piacere, mi faccia. Sì, io credo che. Mi faccia il piacere, mi faccia.
Io credo che Totò, diciamo, vabbè, questa è una delle sue frasi calde, insomma, ma non so tutti i suoi film, a volte, anche che sono molto antichi, a volte l'ho visto un po' di sfuggita qui sulle reti private napoletane, li fa spesso. Comunque Totò rende veramente il principe della risata, credo, la comicità allo stato puro, altro che comicità adesso. Vedasi dei film di Totò, quella è la comicità par excellence, il grande Totò, Anche grande amante degli animali, se non erro aveva anche una specie di fattoria, un tanti cani, una cosa del genere. Grande, grande Totò, proprio una delle più grandi personalità, io credo, culturali non solo dell'Italia, ma proprio del mondo, il grande Totò, Ade Curtis, che tra l'altro ha scritto anche Malafemmena, anche altre canzoni, insomma, grande, grande poeta del nostro tempo, proprio grandissima personalità culturale, grandissimo, grandissimo, immortale soprattutto. Appunto, quando uno i posteri, quando uno dice, diciamo, diventa immortale, come sapete, le grandi personalità, ma anche persone insignificanti, hanno fatto nulla di importante, ma cose piccole che però sono comunque allo stesso tempo da considerare importanti, le personalità in generale diventano immortali quando appunto compiono le loro opere che lasciano poi appunto ai posteri. Certamente il caso di Totò è uno dei casi più grandi da questo punto di vista. Ah, e poi sì, è un'altra, diciamo, frase calda, espressione, insomma. Carta sua che io so, certamente ne saprò altre, in questo momento mi sfuggono. E io pago. Sì, grande Totò, insomma, grande Totò. Sì, poi pensavo all'altro pezzo tastiera, ma poiché praticamente non credo lo carico più domani, comunque ne parlerò direttamente domani. Have a great day again to you all.